Qui ci troviamo nella camera letto della regina. Siamo nella parte residenziale del palazzo e qui già, questa parte veniva già utilizzata dai Durazzo per le donne di famiglia, probabilmente per la moglie del proprietario, ma poi nell'Ottocento fu trasformata nell'appartamento della regina. Come vedete, il decoro, l'arredo torna ad essere quello ottocentesco, con lampassi di seta sulle pareti, con tanti quadri, con queste due porte molto decorate che arrivano da Torino, furono trasferite qui dal Palazzo Reale di Torino, e tendaggi, guardate questo orologio notturno di forma romana, abbastanza raro a Genova, che serviva proprio a segnare l'ora durante la notte. Quindi chi dormiva su quel letto poteva controllare l'ora su questo orologio. Come era possibile? Perché, ecco, vedete, all'interno si metteva una candela e la luce passava in queste aperture che, a forma di ora, appunto, di numero romano, che dava la possibilità anche da lontano di vedere l'ora, di controllare l'ora. Ecco, è una, insomma, delle cose più preziose di questa sala, per il resto decorata da quadri di nuovo di Strozzi, della scuola di Valerio Castello, anche di artisti fiamminghi della scuola di Rubens. Ma ora passiamo alla sala successiva.